Oggi parliamo di Xenoblade Chronicles, un gioco che io non ho mai potuto giocare su Wii e che sto recuperando adesso grazie alla Definitive Edition su Nintendo Switch. In questo video voglio darvi delle prime impressioni. In realtà non sono tanto prime perché una trentina di ore di gioco più o meno ce l'ho già fatta, quindi sì, sono prime impressioni, ma solo perché il gioco è lungo, è tanto lungo. Però in realtà comunque non sono prime impressioni da 5 ore, sono comunque prime impressioni da un bel po' di ore. E quindi vorrei appunto darvi dei pareri temporanei, ovviamente. Posso dirvi che sicuramente la mia opinione è positiva. È un gioco che mi sta piacendo parecchio fino adesso. È un gioco forse oggettivamente migliore del secondo. Devo vedere andando avanti, però di base il primo mi sta intrigando più di quanto mi aveva intrigato il secondo, perché io ho giocato prima il secondo e poi ora sto giocando il primo. Il combat system molti lo hanno definito troppo complicato e troppo punitivo. A me non sembra troppo complicato o troppo punitivo, mi sembra apparentemente complicato, sicuramente, ma prendendoci la mano e andando avanti piano piano diventa abbastanza immediato, abbastanza semplice da comprendere, almeno per me per ora è così. Chissà poi nel gameplay avanzato, addirittura nella storia extra, quella che c'è nella Definitive Edition. Comunque per ora un combat system molto divertente, molto più chiaro del secondo, e mi piace molto il fatto di poter usare qualsiasi personaggio. Non è una cosa così scontata. In Final Fantasy XV, prima dei DLC, non potevi proprio usare gli altri personaggi. Ho sentito parecchie volte dire che il primo Xenoblade abbia una storia molto molto più bella del secondo. Per adesso sono al capitolo 7, sicuramente è una trama che dà l'idea di essere più matura, un po' più seria, possiamo dire, meno anime. Per adesso è una storia abbastanza normale, è una storia bella, è una storia interessante, ma per adesso è abbastanza normale, non è qualcosa che mi fa gridare al capolavoro per ora. Per ora, che magari poi mi dite, sì, ma nel capitolo 100.000 diventa bellissima. Ma io sono al capitolo 7 e questo è un video di prime impressioni. Sto già preferendo Shulk a Rex, assolutamente. E anche gli altri personaggi, in realtà, gli altri personaggi di contorno, mi stanno convincendo parecchio. L'esplorazione è abbastanza articolata, devo dire. Le aree non sono piatte, anzi ci sono molte zone nascoste che ti portano a salire, a scendere. Comunque le mappe sono anche tanto verticali. Visivamente purtroppo la Definitive Edition diciamo che non ha la risoluzione migliore, però visivamente comunque fa un bel lavoro. Il colpo d'occhio è molto bello. Mi piace tanto com'è gestita la questione. Tu vivi sopra un gigante morto che ha la spada di un altro gigante piantata addosso e tu ci vivi sopra, e quindi tu vedi sto altro gigante enorme che sovrasta tutto il cielo, no? Tutto no, ma che sovrasta il cielo, e fa un bel effetto. L'idea che c'è dietro è molto molto bella. La colonna sonora accompagna perfettamente il gioco, accompagna perfettamente tutto ciò che riguarda le ambientazioni, il combattimento, tutto quanto. Ovviamente le musiche per ora che mi hanno colpito di più sono quella della piana di Gaur e quella dei nemici unici, e veramente, veramente la colonna sonora è maestosa a dir poco. Ora, come ultima cosa, vorrei parlarvi delle quest secondarie, perché le quest secondarie di Xenoblade sono belle, ma spesso si ripetono.
sono secondo me la parte più divertente del gioco a livello proprio giocoso, proprio letteralmente giocoso, ma allo stesso tempo purtroppo tante si ripetono e c'è una cosa terribile, almeno che per me è terribile, ovvero ci sono delle quest secondarie che spariscono andando avanti con la storia. E a me che piace finire i giochi che mi piacciono al 100%, per me questa cosa delle missioni secondarie perdibili è terribile. Cavolo, metti che io voglio giocare alla storia. Dico, voglio ora basta fare cose secondarie, voglio andare avanti con la storia. E non sono mai sicuro. Magari, per carità, magari ho controllato e non ce ne sono più di missioni secondarie che devo ancora fare, di quelle che scadono, insomma. Però metti che aumentando il livello di una zona, perché c'è anche questa cosa, se ne sbloccano altre. E io come faccio a saperlo? Rischio di perdermi delle quest secondarie, magari anche tante. E questa è una cosa che mette veramente ansia quando vuoi fare le cose al 100%, possibilmente. Questo non è sicuramente un difetto, è una scelta che hanno fatto gli sviluppatori e va bene. Detto ciò, il gioco mi sta piacendo parecchio, veramente tanto. Sono molto intrigato, è tutto molto bello, le ambientazioni sono belle, è divertente da giocare, è divertente combattere, è divertente e intrigante tutto. Ci sono anche dei misteri. Se siete in dubbio sul comprarlo, ovviamente non vi posso dare un'opinione, insomma, completa, non avendolo finito, ma vi posso dire che dopo le mie prime 30 ore la mia opinione è assolutamente positiva.